Devo ringraziare gli ospiti e probabilmente l'orario di qui a qualcosa, insomma, qualche mezz'oretta, sicuramente questo teatro ritornerà agli splendori della passata estate, in quanto è il teatro, diciamo, per una serie di eventi estivi. Abbiamo tenuto lo scorso anno, Mario, la prima edizione di Estate al Borgo, tutti i weekend dei mesi di luglio e agosto. Anzi, colgo l'occasione per dire agli ospiti che voi qui questa sera inaugurate questa seconda edizione, per certi versi, perché da stasera e per ogni sabato e domenica ci sarà qualcosa già da questo mese di giugno. Insieme a tre care amiche, Loredana Fraenza, Rosa Falluto e Ilaria Menillo. Sono qui a rappresentare tutti loro, ma senza di loro non avrei mai potuto organizzare, senza neanche l'apporto di Domenico Ricci, Giovanni Meglio, dei miei zii, miei familiari, insomma degli amici. Ecco, lo scopo della manifestazione è stato quello di valorizzare il territorio, ma metterlo in rete. Mettere in rete tutta la filiera agroalimentare, ma non considerandola come produzione tipica, ma come produzione distintiva, che è una cosa ben diversa, perché il tipico ha stancato un po'. E poi di farlo attraverso un percorso di degustazione, perché questo è il nostro obiettivo, quello di far gustare a chi vuole il E nostro poi, territorio. come vi chiamano? La zoccola? Si prenda una pausa, ma non ci costringa ad agire. Tornando a casa, incontro uno dei miei vicini. Lalla, Salvatore, che i numeri stamattina non me li dà? Uè, ma non ci siete? Professore, se vinco facciamo a metà. Oggi no. E poi, Gigi, non mi chiama professore. Professore Stucaz, sbatto con furia la porta del basso, tutto è pulito e in ordine, si sente ancora il profumo del cedro e bergamotto del detersivo per i pavimenti. Mi sciolgo la coda dei capelli e mi spoglio, indosso una vestaglia di seta azzurra con disegni floreali, mi siedo alla toeletta e mi passo dell'ombretto turchese sulle palpebre, un filo di rossetto. 39 anni non è tutto rose e fiori. 39 anni con un cervello invisibile è ancora peggio. Quando non mi diverto neanche a fare sesso, li trascino sotto la doccia, una doccia provvidenziale di ultima generazione, con idromassaggio e radio compresa. Ascolto musica mentre non so l'altro cosa stia facendo. Musica per palati sottili. Degli uomini ascolto solo il silenzio del loro cervello e il rumore del loro. C'è a chi capita di avere sempre quelli biondi, o i quarantenni del secondo turno, cioè separati, o quelli sfigati, oppure i tifosi di calcio, o gli intellettuali da strapazzo, i giovani dagli spiriti bollenti, o quelli che ragionano solo dalla cintola in giù. Simbolo delle nuove povertà, no? Perché non lavora più, non guadagna più, quindi gioca e spesso succede, ci sono degli studi statistici, per cui, dei studi sociologici, per cui in periodi di grande crisi corrisponde una volontà di giocare, di investire nel gioco, di scommettere nel futuro. Che abbiamo ascoltato e che c'entra con il tema delle vergini. In effetti questo racconto, che è un racconto breve o un romanzo breve, io non saprei neanche definirlo, è un racconto in cui si intreccia la storia di quattro personaggi che
che scambiano, diciamo, si raccontano attraverso un social network che è quello uno dei più diffusi attualmente, che è Facebook. Molti di noi usano questo mezzo di comunicazione, ma la cosa che li accomuna tutti è proprio il simbolo della Vergine. La verginità di questi personaggi non è tanto una verginità fisica, anche perché hanno delle vite che, se noi andiamo a considerarle da un punto di vista della morale comune, possono essere considerate addirittura discutibili, perché la Salvatore è un transessuale, ma è un professore di filosofia che ha una grande, diciamo, uno zoccolo duro culturale alle spalle, e che lo porta diciamo, ad esibire con dignità questa sua condizione e questo suo status. Il fatto che sia io che gli altri possiamo ricoprire ruoli diversi in momenti diversi senza buttare nulla. Non ci hanno forse insegnato che non bisogna sperperare? Allora io comincio a ragionare per addizione e non per sottrazione, e aggiungo e riciclo successi, insuccessi, odi, amori, abbandoni, amici, compagnie, conoscenze, dolori, luoghi, case, cose, momenti. Ogni tanto una bella rimescolata e si riparte. Emanuele. Ancora non ho capito se l'ho sognato o è accaduto veramente. Il fatto è che dovevo essermi addormentato da poco, forse da mezz'ora, con i fogli delle poesie che sto scrivendo ancora sparsi sul letto. Nessuno degli altri immagina quello che sto facendo. Ho scoperto da poco di avere una grande vena poetica, alla faccia del professore, di Santa e di Isa la Bella. Ho scoperto che il mondo forse ha bisogno di poesia più di quanto si possa pensare, ma di una poesia semplice, elementare, come le poesie che imparavamo a scuola dal sussidiario. Oh Valentino vestito di nuovo, come le brocche dei biancospini.